Siamo all'interno del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano e da questa meraviglia di stampo internazionale parte la nuova edizione di Travel News 24. Sono all'interno della farmacia come quelle che un tempo erano all'interno dei conventi e proprio un convento è ora la sede del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. La mia ricetta per voi è la prossima notizia. L'arte di Gustav Klimt diventa multimediale. A Firenze fino al 2 aprile, oltre 700 immagini proiettate su maxi schermi danno vita a Klimt Experience. Il percorso fatto di luci e colori porta letteralmente fra le opere del grande pittore austriaco, come il bacio o l'albero della vita. E a rendere tutto ancora più suggestivo è la location. Ad ospitare Klimt Experience sono infatti le architetture dell'ex chiesa di Santo Stefano al Ponte. Risale al 1100. È da tempo sconsacrata e oggi utilizzata come spazio espositivo. Non mi sento molto bene. Ci troviamo nella sala Falk, dove si può rivivere l'atmosfera del lavoro all'interno della fucina, dove si lavoravano materiali come il ferro, l'acciaio. E da qui vi do la prossima notizia. Torna anche quest'anno il tour italiano del Banff Mountain Film Festival. Si tratta della rassegna canadese di video e letteratura che ha come protagonista appunto la montagna, le imprese sportive ad essa legata, ma anche la natura con la vegetazione, gli animali e gli scenari incontaminati. Si parte il 13 febbraio da Torino con vere e proprie maratone di proiezioni per gli appassionati, incontri e dibattiti. Il tour tocca poi Milano, Brescia, Genova e tante altre località. Tutte le date al sito ufficiale www.banff.it. E allora non potete mancare a questo festival. Siamo all'interno del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e qui al mio fianco un banco di lavorazioni chimiche per la realizzazione di materiali plastici. Adesso io vi do la prossima notizia. A Brescia, Palazzo Martinengo, fino all'11 giugno espone in una collezione di 100 capolavori gli artisti che in Italia hanno dato vita a correnti tra il neoclassicismo e il romanticismo. Scapigliati, macchiaioli, divisionisti si mostrano al loro meglio all'interno delle sale di Palazzo Martinengo. Anime e volti in una sfilata entusiasmante che si chiude con la Belle Époque. Un viaggio incredibile, insomma, attraverso un secolo d'arte italiana. Un viaggio incredibile, insomma, attraverso un secolo d'arte italiana. Il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che se avete informazioni, notizie, curiosità, scriveteci a redazione@travelnews24.it. Alla prossima edizione di Travel News 24.